13 novembre 1990. Tim Berners-Lee realizza la prima pagina web appoggiandola sui server del CERN di Ginevra. Il giovane fisico inglese studiava da oltre un anno un modo per creare un'infrastruttura informatica che consentisse di condividere informazioni sparse per il mondo. La difficoltà principale era quella di trovare una lingua unica con la quale le diverse macchine potessero comunicare fra loro. Gli ingredienti tecnologici, come il protocollo di trasferimento HTTP, messo a punto da Vinton Cerf e Bob Kahn, esisteva già, ma è il loro assemblaggio a costituire una svolta epocale. Berners-Lee decide di non commercializzare l'invenzione, che gli sarebbe potuta valere miliardi di dollari in royalties. E su questa duplice premessa di gratuità d'uso e di partecipazione di chiunque volesse alla costruzione dei siti, la rete crescerà esponenzialmente in pochi anni.